Questo pomeriggio, martedì 30 dicembre 2014, a partire dalle 16.10 su Canale 5 ci attende un nuovo episodio del Segreto, la soap opera spagnola record di ascolti giunta alla sua seconda stagione qui in Italia. Al centro della trama l'arresto di Gonzalo. Il giovane sacerdote, come abbiamo avuto modo di scoprire nelle scorse puntate, è accusato di aver violentato Maria. Pesanti indizi conducono a lui. Il capitano Herrero, infatti, ha trovato nella stanza di Martin il crocifisso che la giovane Ulloa portava al collo al momento dell'aggressione, che le è stato strappato proprio dal suo stupratore. Ma noi sappiamo che è stato il diabolico Fernando ad orchestrare tutto, ed ora che il suo rivale in amore è in galera, il giovane Mesia ne approfitta per seminare l'ombra del sospetto su di lui con gli abitanti di Puente Viejo, i quali, inizialmente scettici, cominciano a credere che Gonzalo possa veramente essersi macchiato di un simile crimine. Scopriamo allora che cosa ci attende nell'episodio di oggi grazie alle nostre immancabili anticipazioni. Soledad è pronta per partire alla Volta di Parigi insieme al suo maestro di musica Luis. La giovane saluta Tristan e successivamente affida a Maria una lettera da consegnare a suo fratello 15 giorni dopo la sua partenza. Mariana comincia ad insospettirsi anche se Soledad cerca di tranquillizzarla. Ippolito, nel frattempo, è sempre sulle tracce dell'amata Quintina e dopo una serie di ricerche viene a scoprire che la giovane si trova a Murcia. Gonzalo è accusato di aver stuprato Maria, ma quest'ultima, come Tristan del resto, è fermamente convinta della sua innocenza. Francisca e Fernando però sono determinati a fare giustizia e per riuscirci la Montenegro ha ingaggiato il migliore avvocato della zona.